Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi faremo ascoltare due ritmi che potrete utilizzare quest'estate per esercitarvi a suonare il didgeridoo. Esattamente. Ovviamente prima di procedere con il video iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella. Fatelo e poi appunto, visto che siamo in estate, almeno avrete un po' di tempo per praticare questi due nuovi ritmi. Allora, il ritmo che vi voglio lasciare è un ritmo in otto, è un ritmo che si può fare anche quando si è all'inizio, magari semplificando un pochino alcuni passaggi, però non necessita nella prima parte della respirazione circolare, quindi è un ritmo che può darvi la soddisfazione di suonare quando fate comunque ancora solamente i suoni. Il ritmo fa L'altro ritmo invece utilizza l'effetto flauto. Se non sapete cosa sia o come si faccia, vi lascio qui in alto il link al video dedicato appunto all'effetto flauto. Il ritmo fa così. Intanto questo è l'effetto flauto. Voi dovrete respirare sul suono, che è un po' una pulsazione. Non è semplicissimo passare dal suono all'effetto flauto, però con un po' di pratica sono sicuro che ci riuscirete. Per il video di oggi è tutto, mi raccomando esercitatevi e dateci tante soddisfazioni. Noi ci vediamo presto al prossimo video e buon proseguimento d'estate a tutti. Ciao!